Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Claudia e oggi parliamo del Gucci Fest. Ho scritto un articolo al riguardo sul mio blog About Shocking che vi lascio linkato qui in descrizione. Si tratta di un articolo che è più un'analisi effettivamente dell'evento, dove cerco di indagare la complessità e il significato e il sistema di valori che sono stati portati da Alessandro Michele in questo Gucci Fest, mentre al contrario in questo video farò un intervento un po' più discorsivo e darò la mia opinione sia sulla moda ma anche su come e che cosa effettivamente cambierà nel sistema. Quindi se siete interessati invece di più all'analisi vi raccomando di leggere il mio articolo, che è disponibile sia in italiano che in inglese. Innanzitutto, per chi fosse capitato qua per caso e non sapesse di che cosa io stia parlando, due parole sul Gucci Fest. Durante lo scorso Fashion Month, ossia settembre, dove si sono svolte diverse Fashion Week in cui si è presentata la collezione primavera-estate 2021, molti brand, fra cui Gucci, hanno deciso di non partecipare per presentare la collezione in un secondo momento e con modalità diverse. Già a maggio 2020, infatti, Alessandro Michele, sia sul suo profilo personale Instagram, ma anche sul profilo di Gucci, aveva annunciato che diverse cose sarebbero cambiate. Ossia Gucci non avrebbe più presentato quattro collezioni all'anno ma solamente due, quindi autunno-inverno e primavera-estate, e che le modalità sarebbero state diverse dalla classica sfilata. In particolare aveva deciso di cogliere questa occasione non solo per mostrare degli abiti ma anche per raccontare e raccontarsi. Quindi ciò che abbiamo ottenuto è assolutamente un ibrido senza precedenti, cioè il Gucci Fest. Il Gucci Fest si è svolto dal 16 novembre fino al 22 ed è stata l'occasione per presentare la collezione primavera-estate di Gucci, Overture, attraverso una serie di 7 episodi, il cui regista è stato Gus Van Sant insieme ad Alessandro Michele, appunto questa serie che si intitola Overture of Something That Never Ended, e contemporaneamente è stato un evento che ha dato spazio e visibilità anche a dei giovani designer emergenti. Brevemente, Overture of Something That Never Ended è una serie composta da 7 episodi, ogni episodio è dedicato ad un luogo diverso, ma è sempre protagonista Silvia Calderoni, che è un'attrice, fra le tante cose, possiamo in una parola definirla un'attrice di teatro indipendente, che è molto particolare per la sua capacità espressiva, ma anche per il suo aspetto fisico. È l'espressione dell'androginia e perciò credo che sia stata veramente la protagonista ideale e che sia stata veramente un'ottima, ottima scelta. In ogni caso, gli episodi che secondo me sono più significativi sono il primo, il terzo e il sesto. Il primo episodio credo che in generale sia uno dei più importanti perché presenta un tema fondamentale che sarà poi il fil rouge che collegherà tutti gli altri episodi. Infatti il tema di questo primo episodio, che si intitola At Home, è la gender fluidity. Credo che sia uno dei temi più importanti che sono alla base del lavoro di Alessandro Michele e che poi vediamo in non solo tutta la collezione ma anche in tutti gli altri episodi. Infatti è veramente a volte difficile creare delle barriere tra maschile e femminile, perché troviamo che sia tutto parte di un'unica cosa, cioè vengono presentate delle persone, dei personaggi, ma non viene definito in modo chiaro i personaggi femminili e i personaggi maschili. Infatti a volte condividono gli stessi vestiti ma anche gli stessi accessori, quindi vediamo ragazzi con la borsa, ragazze invece con magari un completo più maschile, i capelli corti. Quindi ho apprezzato moltissimo come questo tema così importante sia stato protagonista del primo episodio, perché credo che sia il fondamento da cui poi si possono sviluppare tutti gli altri temi. Il terzo episodio invece è importante per due ragioni, sia perché mette in evidenza il rapporto che c'è per Alessandro Michele tra moda, arte e musica, grazie all'intervento di
Achille Bonitoliva, che è uno dei critici d'arte più importanti, ma anche credo sia importante per comunicare il legame che c'è tra cultura mainstream e cultura intellettuale. Infatti il dialogo è affidato a Harry Styles e appunto Achille Bonitoliva e mi è piaciuto molto perché ognuno dei due parla nella sua lingua madre, quindi Harry Styles parla in inglese e Achille Bonitoliva parla in italiano. Questo dialogo che apparentemente è poco logico, perché appunto parlano in due lingue diverse, in realtà i due si capiscono e quindi viene un po' mostrato come questi due mondi e questi due linguaggi completamente diversi in realtà siano compatibili. Il sesto episodio è, dal punto di vista della moda, il più importante perché viene effettivamente enunciato la maniera che Alessandro Michele ha di lavorare da Gucci, ossia non si tratta di una progettazione di un qualcosa di nuovo, quindi non si tratta di un processo di creazione, ma di un processo di reinterpretazione e riproposizione. In questo episodio Alessandro Michele accoglie tutte le critiche che gli vengono fatte, quindi di non fare niente di nuovo, di riproporre cose dal passato, che è vero, ma viene anche allo stesso tempo enunciato un messaggio importante che è quello della circolarità della moda. Infatti per tutti i 7 episodi vengono riproposti degli abiti della prima collezione di Alessandro Michele del 2015 che fanno parte di questa collezione Overture, quindi vengono riproposti dei capi. Detto questo, che cosa ne penso? Allora, a livello di collezione, esteticamente parlando, non mi ha colpito particolarmente, ossia non ho visto niente di eccezionale, niente di estremamente banale, quindi nella media. Però credo che questo sia stato effettivamente l'intento di Alessandro Michele, ossia credo che questo evento sia stato organizzato non tanto per presentare la collezione, ma in quanto veicolo di messaggi, che in questo momento storico credo che sia più importante della mera esposizione estetica. Quindi sicuramente ho apprezzato questo sforzo, perché è stato veramente uno sforzo in un periodo così di chiusura riuscire a realizzare una cosa del genere. Dopodiché mi è piaciuto anche il messaggio di riproposizione, di circolarità della moda, che credo sia molto importante in questo periodo, quindi di come venga proposta la rivalutazione e la valorizzazione di ciò che abbiamo, perché appunto vengono riproposti abiti di collezioni passate e quindi in un certo senso si dà valore a qualcosa che molto spesso invece viene tolto, perché quando si parla di collezioni passate, ma non troppo, quindi non così tanto da essere vintage, quindi da ottenere effettivamente un nuovo valore, molto spesso vengono semplicemente abbandonate e scartate. Invece questo processo di riproposizione credo che sia molto importante sia per la moda, ma anche per il momento in cui stiamo vivendo. In più è stato, secondo me, fondamentale per la riuscita di questo festival anche l'inclusione di giovani designer. Credo che sia, per quanto so che ci sono delle critiche per cui ma è stata una manovra di marketing. Va bene, può anche essere stata una manovra di pubblicità, ma intanto è stato fatto. E dare visibilità in maniera così grande, perché alla fine il festival ha avuto 180 milioni di visualizzazioni, quindi sicuramente è stato un successo, e dare così tanta visibilità a giovani designer, soprattutto in un momento appunto così difficile, ma in generale in qualsiasi momento, perché sappiamo tutti quanto sia difficile per un giovane designer riuscire ad emergere in mezzo a maison storiche con dei budget allucinanti. Quindi credo che sia stato veramente, veramente un bel gesto a sostegno della creatività, ma anche a sostegno dei giovani. Proprio a proposito di giovani, mi è piaciuto molto il messaggio che ha voluto mandare sia Alessandro Michele che Gus Van Sant. Credo che abbiano in comune questo amore per la gioventù, ma un amore vero che vuole comprendere e vuole effettivamente mostrare la gioventù per quella che è, senza togliendo la banalità
la superficialità e molte volte direi il disprezzo che le vecchie generazioni hanno nei confronti dei giovani, quindi non è da tutti mostrare la gioventù effettivamente capendola. Ci sono tanti esempi di lavori e di collezioni che avevano come tema la gioventù, l'adolescenza, ma effettivamente e palesemente fatta da persone che l'adolescenza l'hanno passata da un po' e che non la capiscono, almeno quella dei nostri giorni. Invece credo che questo intervento di Alessandro Michele e Gus Van Sant sia stato effettivamente ben riuscito. Infine, l'argomento più importante, ma avrà cambiato effettivamente il mondo della moda e il modo di presentare le collezioni? Allora, credo che in generale questa situazione di pandemia abbia cambiato sia il sistema della moda sia il sistema di presentazione delle collezioni. Sicuramente sono diminuiti i ritmi, c'è stata una riflessione sui nostri bisogni, su che cosa effettivamente abbiamo bisogno e di quanto siamo disposti a sacrificare, quindi è stato un attimo rivisto tutto tutta la velocità e i ritmi assolutamente impossibili legati alla produzione di collezioni, anche il numero di capi per moltissime aziende è stato ridotto. Quindi in generale c'è già stato un cambiamento sotto questo punto di vista. Anche la maniera di presentare le collezioni era già cambiata durante la presentazione dell'Haute Couture dell'autunno-inverno 2021. Quindi quello è stato veramente il primo approccio alla presentazione di collezioni durante la pandemia e credo che sia stato veramente il punto di inizio e un punto di apertura per quanto riguarda le possibilità e la creatività. Nel senso che prima c'era l'appuntamento fisso della Fashion Week in cui c'era la sfilata che poteva essere più o meno sfarzosa e grandiosa, ma quello era. Invece credo che adesso si siano aperte le possibilità e quindi di come effettivamente ogni brand possa decidere le modalità più adatte per esprimere quello che vogliono esprimere. Per esempio, in questo caso, l'obiettivo di Gucci non era fare una collezione grandiosa, una collezione memorabile, ma era l'espressione di un certo messaggio. Al contrario, invece, non lo so, mi viene in mente la collezione di Pierpaolo Piccioli per Valentino, l'Haute Couture 2021. Sì, c'è stata una collaborazione con Nick Knight, quindi abbiamo visto uno show pazzesco, ma di come non ci sia stato effettivamente un messaggio, ma la presentazione di questi abiti sfarzosi, lunghissimi, che occupavano effettivamente un sacco di spazio. Quindi credo che poi ognuno possa decidere le modalità migliori con cui esprimere la propria creatività. Infatti, in entrambi i casi, sia per Gucci che per Valentino, una classica sfilata non avrebbe assolutamente reso giustizia. Uno, perché per Gucci probabilmente non saremmo rimasti stupiti della collezione, però allo stesso tempo non avremmo apprezzato la varietà di messaggi che ci sono dietro. Allo stesso modo Pierpaolo Piccioli non avrebbe potuto mandare in sfilata degli abiti di 5 metri perché sarebbe stato difficile sia per le persone guardarli ma sia effettivamente dal punto di vista logistico mandare in passerella degli abiti alti 5 metri. Quindi credo che effettivamente abbia aperto tantissime porte alla creatività. Non so se effettivamente sarà un metodo che durerà negli anni. Ciò che credo è che questo ha portato un cambiamento, ossia una maggiore libertà da parte dei brand di decidere come presentare le collezioni. Sicuramente ci sono i brand che prediligono ancora la classica sfilata, perché quello è il miglior modo per esprimere ciò che vogliono esprimere. Altri invece decidono di non presentare la collezione attraverso una sfilata, ma scegliere una modalità più adatta e quindi dare il massimo sotto quel punto di vista. Quindi credo che a questo punto la sfilata non sia più una cosa obbligatoria, ma effettivamente una scelta. In questo modo c'è
maggiori possibilità di esprimersi e maggiori possibilità anche di fare qualcosa di bello, perché allo stesso modo come decidi effettivamente di fare una sfilata, puoi decidere di fare invece qualcosa di diverso. E con questo non vuol dire che la sfilata acquisisca meno significato, anzi credo che questo dia maggior valore alla sfilata, perché effettivamente è qualcosa di voluto e attraverso la quale si esprimono determinati messaggi che invece magari non possono venire espressi quando si parla di dei metodi di presentazione diversi. Quindi questa era la mia opinione, spero che questo video un po' più discorsivo vi sia piaciuto. Fatemi sapere la vostra opinione, che cosa ne pensate, se vi è piaciuto l'evento, se vi è piaciuta la collezione, che cosa ne pensate di questo nuovo metodo di presentazione. Grazie per essere arrivati a questo punto. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale per maggiori contenuti di questo tipo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!